Carlo Sofri. Carissimi amici, vedo tanti carissimi amici davanti a me e questo mi fa veramente piacere. Non ci siamo dimenticati di un grande uomo che ha dato grandi soddisfazioni. Ma prima di iniziare porto i saluti anche della dottoressa Francesca Alderisi, che purtroppo per motivi di lavoro non è qui con noi, e anche del ministro Terzi, perché ci sono aerei in questo periodo che sono, le partenze sono in ritardo o in anticipo per quello che è successo, e quindi faccio queste due comunicazioni. Passo allora al ministro Tremaglia. Ma dov'è quel democristiano di Sciofi? Non lo vedo quel democristiano di Sciofi. Ecco, questo è stato l'inizio di Carlo Sofri con il ministro Tremaglia. Certo, per me che ero un funzionario di Palazzo Chigi e mi sentivo un po' così, non offeso, ma comunque un po' in imbarazzo. Ma dico, ministro, perché? No, e dov'è? Poi c'era Veronica che comunque sanava la ferita, perché poi lì si doveva... Comunque posso dire che è stato un uomo eccezionale. Ho vissuto quei cinque anni in una maniera meravigliosa, anche perché era un uomo ogni giorno creativo su una cosa nuova. Penso al convegno dei missionari italiani nel mondo. Sarà il primo che abbiamo fatto e l'ultimo, cari amici, oggi come oggi. E quanto lavoro è stato fatto dal ministro Casardi, nostro capo di gabinetto, ripeto, ancora Veronica, Giuliana e tanti altri. Suor Miria, che ha dato sempre una mano, e questo io ringrazio tutti, perché avete dato anche modo di dare la possibilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché lui era un ministro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto era un ministro senza portafoglio e in base alla legge 400. Ogni giorno che passava c'era una cosa nuova, per noi era un orgoglio. Una persona buona, una persona molto sensibile, ma una persona che non ha, secondo me, non ha mai fatto, e lo dico non secondo me, mai del male a nessuno. Ma era veramente, Micheloni lo può dire, perché noi diciamo sempre Micheloni, perché Micheloni ha passato un po' la storia con noi, perché lui era amico di Micheloni, era molto amico di Violante, lui era molto amico di Berlinguer, insomma la sua vastità di amicizie particolari, nel senso che quando c'erano dei provvedimenti ne parlava con tutti. E questo ha fatto sì che nel 2001, in sei mesi, che io mi meravigliavo, facciamo approvare la legge sul voto, per l'esercizio del voto. Io che ne vengo da 45 anni di istituzioni, ma dico, non c'è mai riuscito nessuno, è possibile che questo ci riesce. Tra me e me, purtroppo, Sofri ha preso un abbaglio. Il 28 di dicembre, sei mesi, è stata approvata la legge per l'esercizio del voto. Ma questa, non solo questa, tutte le altre. Il decreto dell'8 agosto. Il primo viaggio a Marcinelle che fu fatto, noi, la Presidenza dice, ma questo ministro va a Marcinelle, ma lì c'è un aeroporto militare, perché all'epoca era militare, come si fa, come non si fa, e ci siamo andati. Ecco, voglio dire, è stato anche noi collaboratori che abbiamo, perché era un vulcano, dalla mattina alla sera suonava l'ambasciatore Casardi, era Veronica, era una cosa che gli dovevi stare dietro, però ti dava soddisfazione. La sua famiglia era gli italiani all'estero. Lui diceva sempre, la mia prima famiglia sono gli italiani all'estero. Non ci possiamo
Dimenticare è difficile, tant'è vero che questa mattina qui abbiamo il segretario esecutivo del CGIE, consigliere d'ambasciata in Serra, che saluto e ringrazio,